then tell me, son of Pharaoh, tell me how you heard it so. Asheu Kulash and listen, and this cheese were all aglow. I have orders from the captain, get you ready quick and soon. But the pikes must be together by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. For the pikes must be together by the rising of the moon. Then tell me, son of Pharaoh, where the gathering is to be. In the old spot by the river, right well known to you and me. One more word for signal token, whistle of the marching tune. And the pike upon your shoulder by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. For the pikes must be together by the rising of the moon. Many a mad well cabin eyes were watching through the night. Many, many heart was throbbing for the coming morning light. Murmurs ran along the valley like the banshee lonely croon. And the thousand pikes were flashing by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. But the pikes must be together by the rising of the moon. Beside that single river, that dark mass of men was seen. But above the shiny bubbles on the wrong beloved stream, that to every foe and traitor star was tried the marching tune. And the army fights for freedom by the rising of the moon. By the rising of the moon, by the rising of the moon. But the pikes must be together by the rising of the moon. By the rising of the moon. Scusi, dov'è Duno? Di là, mi indicano di là, gli gnomi del bosco. Capre al pascolo, siamo proprio in aperta campagna. Ciao caprettine belle! Caprette! L'allegra famigliola di caprette, qui felice, è vero caprette? Posso dire che siete felici? Duno, cari amici, il paese di Duno ci aspetta.
la direttissima, più diretta di così, un sentiero qui in montagna. E quale cosa migliore, cari amici? Oggi siamo venuti ad Uno, sopra Cuveglio, un paese sopra Cuveglio, in provincia di Varese, e una bella giornata veramente di campagna, sopra c'è Uno e sotto c'è il paese di Cuveglio. Abbiamo Cuveglio, la Val Cuvia, in provincia di Varese. Praticamente Varese sta verso sud, quindi di là, e poi c'è la Val Cuvia, dall'altra parte, verso ovest, abbiamo l'Aveno e Lago Maggiore. Bellissimo posto, si può stare anche qui a vivere, a star bene, a essere felici, perché cosa occorre all'uomo, cosa occorre a noi? Semplicemente uno stare nella società. Ciò che ci muove bene è lo stare nella società. Adesso per esempio sento suonare un clacson, magari uno che al parcheggio del supermercato sta manovrando l'auto, immagino, e suona qualcuno che sta uscendo, ha occupato un posto non suo, così. Quando invece si viene in campagna, si ritrova noi stessi, ritroviamo noi stessi. E in questo giorno, oggi è il 30 di maggio 2018, sì, è un 30 maggio perché è un mercoledì, ho spostato i giorni lavorativi, e questo è un bellissimo 30 maggio per venire qua, e adesso andiamo sopra Duno, il paese sopra, che abbiamo visto all'inizio del video, esatto, quello che abbiamo visto all'inizio del video, adesso andiamo a riscoprirlo. E sotto abbiamo Cuveglio e Cuvio. Che dire, cari amici, sempre bellissime giornate. Chi mi conosce sa che comunque è questa l'allegria. Un tema, io potrei avere tantissimi temi per questo video e nessun tema. Guarda caso, quando io vengo in questo punto, in questo luogo, i temi bene o male li ho già affrontati, quindi dare un tema a questo video, rimango sempre qua e se faccio un pensiero, il pensiero della campagna. Quindi il tema sarà la campagna, il tema di questo video. Anche se sotto vediamo Cuveglio, che è un centro abitato un po' più grande, però qua c'è tutto, tutto mezzo immerso nel verde, nella campagna, che poi siamo anche in montagna. Qua ormai si va su in montagna, è benissimo. Insomma. Ed ecco, cari amici, abbiamo anche l'elettricità che arriva su al paese. Andiamo sul sentiero, c'è anche la strada verso Duno. Thank you.
il paese di Duno, la chiesa che abbiamo visto da sotto, il paese di Cuvia e Cuveglio. E anche qui sul sentiero c'è questa casa mai finita di costruire, che tanto vale andiamo a darci un'occhiata. Non che si possa vedere molto. Questo è il pian terreno, sopra è lasciato andare un po' da anni, sarà fallito chi voleva costruire. E qua c'è il vano di quello che doveva essere una scala a chiocciola per il primo piano, qui ad uno, alla sommità del paese. Leggo un 2012. Senza confini. Alla sorgente San Giuseppe. Attenti al cane, è affamato, ma è una volpe. Qui ad uno.